Espressioni idiomatiche con le similitudini. Seconda parte. In questa lezione impariamo altre 10 espressioni idiomatiche italiane molto comuni che contengono una similitudine, cioè un paragone. Solo come un cane. Se una persona è sola come un cane, significa che vive in completa solitudine, che non ha nessuno che si occupi di lui o di lei. In passato era comune tenere un cane da guardia da solo, legato alla catena. A causa del suo brutto carattere, il signor Rossi è rimasto solo come un cane, cioè vive in completa solitudine, non ha nessun amico. Essere testardo come un mulo. Se qualcuno è testardo come un mulo, significa che è molto testardo, che non vuole cambiare le sue idee e non accetta i consigli degli altri. Il mulo, animale nato da una cavalla e un asino, è conosciuto per avere un carattere estremamente testardo. Uno dei tanti difetti di mio marito è quello di essere testardo come un mulo, cioè è molto testardo, ostinato. Essere vanitoso come un pavone. Se una persona è vanitosa come un pavone, significa che si crede molto bella, ama farsi notare e parlare di sé con aria di superiorità. Il pavone si fa notare aprendo la sua coda e mostrando le sue belle piume colorate. Che antipatica la nuova segretaria! È vanitosa come un pavone, cioè ama farsi notare. Ha un atteggiamento di superiorità. Come un fulmine a ciel sereno. Se una cosa accade come un fulmine a ciel sereno, significa che accade all'improvviso, in modo inaspettato. L'arrivo di un fulmine in un cielo sereno è una cosa inaspettata. La notizia della morte del presidente è arrivata come un fulmine a ciel sereno, cioè è arrivata all'improvviso, era inaspettata. Fresco come una rosa. Se siamo freschi come una rosa, significa che siamo in ottime condizioni fisiche, pieni d'energia, perché abbiamo riposato bene. Si fa il paragone con la rosa perché è considerata uno dei fiori più belli. Ero stanchissima, ma dopo aver riposato mi sento fresca come una rosa, cioè mi sento in ottima forma fisica e piena d'energia. Bere come una spugna. Se qualcuno beve come una spugna, significa che beve bevande alcoliche
in grande quantità. La spugna è una sostanza che assorbe molto velocemente i liquidi. È la quinta birra che quel ragazzo prende. Beve come una spugna, cioè beve moltissimo alcol. Dormire come un ghiro. Chi dorme come un ghiro dorme tanto e in modo molto profondo. Il ghiro è un animale che dorme per tutto l'inverno. La nonna si siede per guardare la televisione, ma dopo pochi minuti inizia a dormire come un ghiro, cioè inizia a dormire profondamente e per molto tempo. Somigliarsi come due gocce d'acqua. Se due persone o due animali o due cose si somigliano come due gocce d'acqua, significa che sono uguali, sono così simili che è difficile distinguerle. Le gocce d'acqua, infatti, hanno tutte la stessa forma. Elena e sua sorella si somigliano come due gocce d'acqua, cioè sono uguali. Fumare come un turco. Se una persona fuma come un turco, significa che fuma tantissimo. In Turchia c'era un sultano molto cattivo, che aveva vietato al popolo diverse cose, fra cui anche fumare. Quando il sultano morì, la gente cominciò a fumare tanto per la gioia. Fumare fa male alla salute. Piero lo sa, ma continua a fumare come un turco, cioè continua a fumare tantissimo. Tremare come una foglia. Se qualcuno trema come una foglia, significa che trema molto perché ha freddo o paura. Questo modo di dire fa riferimento al movimento delle foglie che sembrano tremare quando il vento le muove. All'esame di matematica ero così agitato che tremavo come una foglia, cioè tremavo tantissimo per la paura. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima!